Anche quest'anno, diciamo, la provincia di Grosseto è risultata quella in cui la mortalità dopo ricovero per infarto è risultata la più bassa d'Italia. Il dato è particolarmente importante perché riguarda non solo l'ospedale di Grosseto, ma tutta la provincia, di Grosseto, quindi tutti i residenti nella provincia di Grosseto. Sappiamo che la provincia è molto ampia. E questo dato indica che anche i pazienti più periferici e che quindi fanno riferimento a ospedali più periferici di questa provincia, quindi parliamo di Pitigliano, Castel del Piano, Orbetello, Massa Marittima, anche per questi pazienti la prognosi dopo infarto è molto buona, è la più, appunto, la migliore d'Italia. E quindi questo sta a significare che tutta la rete aziendale per il trattamento dell'infarto, una rete tempo dipendente, funziona molto bene, diciamo. Ovviamente la rete coinvolge gli ospedali periferici, l'ospedale di Grosseto, tutte le cardiologie dei diversi ospedali, tutti i pronto soccorsi dei diversi ospedali e soprattutto anche il 118, quindi il servizio territoriale che consente di portare il paziente infartuato nel più breve tempo possibile presso l'emodinamica di Grosseto e quindi fare l'angioplastica in quella sede e poi ritrasferire il paziente nei diversi reparti. Ovviamente si può ancora migliorare, soprattutto è importante che dopo la fase acuta, dopo il ricovero per infarto, il paziente venga seguito adeguatamente, nei diversi ambulatori e faccia la terapia migliore possibile. Quindi, bene così e cercheremo di fare ancora meglio, se possibile, il prossimo anno.